Da Sagra a Festival, la 43esima festa del vino cotto di Loro Piceno è stata un successo grazie ad un nuovo articolato progetto culturale che ha voluto rappresentare e abbracciare tutta l'offerta turistica del noto piccolo comune dell'entroterra maceratese. Moltissime le iniziative, dalle cantinette aperte ai punti di ristoro con specialità gastronomiche, inoltre spettacoli musicali nelle piazzette, mostre fotografiche di pittura con un'attenzione speciale al vino cotto e a tutti i produttori del Piceno. Il Vino Cotto Festival è un po' il clou almeno degli appuntamenti culturali di festa che c'è nel paese, quindi è molto sentito dalla comunità. Però volevamo che quest'anno fosse rimarcato il ruolo, oltre che della promozione del territorio, il ruolo del vino cotto. Loro Piceno, da sempre il paese del cotto, ha avviato da anni il percorso per l'ottenimento della DOP, una sfida importante e proprio per questo Comune, Associazione dei produttori e Fondazione Mastrocola hanno voluto organizzare nell'ambito del 43esimo Vino Cotto Festival il primo concorso del vino cotto. Abbiamo fatto uscire questo bando sul vino cotto coinvolgendo le imprese sia del Fermano che del Maceratese. Abbiamo 12 concorrenti con 15 campioni del vino cotto. Tra i 15 campioni in gara ha ottenuto il punteggio più alto, quello della cantina David Tiberi, ma al di là del premio, scopo del concorso è quello di valorizzare ulteriormente il prodotto. L'obiettivo di questo premio non è tanto una concorrenza, ma uno stimolo ai produttori per fare squadra, quindi poterli mettere a confronto, riflettere sul prodotto del vino cotto e arrivare un domani a un riconoscimento ufficiale che è l'unico percorso possibile e sarà la DOP.